Buonasera a tutti, benvenuti a Santa Maria di Sala. Beh, intanto sono stato preceduto da due bellissimi interventi, molto schietti, dai quali avete percepito sicuramente, oltre che contenuti rilevanti, credo anche inediti, soprattutto il cuore, perché io ho sentito Alessia parlare altre volte, lei parla fluentemente veneto e anche inglese, ho scoperto, e quindi voi l'avete sentita in versione veneta, io so che anche la versione fluent in English, e l'avete sentita soprattutto col cuore, cioè una donna che è una delle donne che in Veneto Stato sta offrendo un contributo straordinario, e penso l'avete percepito, perché in questo partito e nella nostra azione politica non c'è soltanto un processo che cercheremo, come stiamo cercando di illustrare, e magari anche poi di soddisfare in base alle domande che farete, perché alla fine quello che normalmente facciamo è rispondere a delle domande, perché parlare da soli non è piacevole, è più gratificante rispondere a domande, perché la gente ha tante domande, ha costantemente domande, oggi ha anche domande molto gravi, molto preoccupanti per le ragioni che sapete. L'altro è l'intervento di Ludovico Pizzatti, che con la semplicità che gli è solita, con esempi estremamente chiari, ha accennato ad alcune delle problematiche e delle ragioni per le quali parlare di indipendenza oggi non è più da Alice nel Paese delle Meraviglie, come mi ha detto l'anno scorso il giornalista, e io gli ho risposto ed è rimasto registrato, lei si ricrederà. E credo che il fatto che si ricreda, che possa ricredersi, viene da quello che sta accadendo negli ultimi, che è accaduto negli ultimi 3 mesi. Io sto partecipando settimanalmente ad almeno una o due riunioni come questa, e ormai non ci sono più sale con meno di 100 partecipanti. Quindi è una cosa che è sentita dalla gente per una ragione pratica, che tutti voi accendendo il televisore, andando per strada o guardando la vostra realtà lavorativa, familiare, sociale, anche dell'amministrazione, capite che è accaduto un fatto: l'Italia è fallita. L'Italia è fallita. Ormai non ci sono più alibi. Ludovico Pizzatti lo scriveva ancora ad aprile-maggio di quest'anno, dice: tra 6 mesi saremo come la Grecia, oggi scriveva ad aprile. E non era un'affermazione di principio o un giudizio gratuito di uno che pontifica di politica come vediamo normalmente in televisione, nei dibattiti, no? Dei talk show che si urlano uno addosso all'altro. Ma era un giudizio basato su un'analisi economica, perché i numeri fanno la politica, non è la politica che fa i numeri. La politica presenta i numeri, li camuffa i numeri, e poi ci offre realtà come quella che abbiamo oggi. Beh, Ludovico Pizzatti, da buon economista, da consulente alla Banca Mondiale, ed è da là che ha cominciato a approfondire i problemi, scriveva con cognizione di causa ancora a marzo-aprile di quest'anno, primavera, adesso non ricordo la data, io mi ricordo l'articolo, fra 6 mesi saremo come la Grecia oggi, in base ai numeri, non un'opinione qui. E non solo si è avverato ai noi, ai loro, ai tutti, questo evento, ma addirittura si pensava che fra 6 mesi saremmo come la Grecia, invece dopo qualche settimana, da qualche settimana siamo peggio della Grecia. Peggio della Grecia cosa vuol dire? Non è un'affermazione generica che riguarda gli altri, riguarda tutti noi. Me l'ha spiegata prima con quell'esempio. Questa sala, bambini di un anno e anziani di 100 fanno parte della media, non solo voi, noi che lavoriamo, tutti quanti. Lasciano ogni anno a questo Stato con il cosiddetto residuo fiscale, questa parola, no? Questa locuzione difficile, che era come la fiscalizzazione degli oneri sociali. Voi non sapete quanto mi ha fatto incazzare quando ero ragazzino, quando sentivo i telegiornali, non capivo, ero studente, ma non capivo che cos'era la fiscalizzazione degli oneri sociali. Il residuo fiscale un po' ci assomiglia. Allora, la fiscalizzazione degli oneri sociali era che le tasse che doveva pagare Agnelli le pagava mio padre o mio zio, la mia famiglia, le persone che avevo intorno. E oggi il residuo fiscale è che le tasse che dovrebbero pagare i napoletani per l'immondizia a Napoli o Palermo per tutti gli abusi hanno gli spalatori della neve in agosto. Palermo, non l'avete sentito? Hanno gli spalatori. Io
non è da ridere di loro, dobbiamo ridere di noi. Il residuo fiscale, questo vergognoso prelievo, che guardate, nonostante noi lo spieghiamo costantemente, che l'abbia fatto anche Ludovico Pizzati prima, qualcuno pensa che siano delle tasse dovute. Guardate che il residuo fiscale è il residuo, appunto, è quello che va fuori del dovuto allo Stato per i prelievi fiscali e tributari. È oltre, è qualcosa di non dovuto, qualcosa che va più in là di quello che è il giusto prelievo che uno Stato dovrebbe fare. È questo che qualcuno non capisce, pensa mai sulle tasse, no. È un prelievo non dovuto, quindi un prelievo illegittimo. È un prelievo che viene fatto in quest'area, in questo territorio, nel nostro Veneto, perché qui si lavora come mussi, si lavora di più. Altro che evasione fiscale, c'è anche qua l'evasione fiscale, ma è un'evasione fisiologica, una cosa che non va bene, indubbiamente, ma è fisiologica, cioè vuol dire che nella media è una delle più basse d'Italia. E quindi lasciamo perdere quelle speculazioni, il Veneto è ricco perché vale, perché le statistiche, anche qua i numeri dicono che quello è un dato fisiologico. Male che si faccia, perché noi non difendiamo gli evasori, ma bisogna conoscere i numeri e parlare con condizione di campo. Quindi il residuo fiscale, questo prelievo, è una delle volte, perché le rivoluzioni, anche quelle democratiche e pacifiche, come la vogliamo noi, poi ci interverremo su questo, nascono sempre da un abuso, da una prevaricazione, da una forma ingiusta di prelievo fiscale, di tassazione. È sempre da là che si parte, e questo è un momento storico. Ecco perché questo nostro incontro non è un incontro politico normale. Noi non siamo né di destra né di sinistra, assolutamente. Nel nostro movimento ci sono pensieri e realtà trasversali. Abbiamo imprenditori anche benestanti, con imprese, con tanti dipendenti. Abbiamo dei disoccupati, abbiamo ragazzi giovani ancora studenti, abbiamo ragazzi laureati. A destra siamo stati 15 giorni fa, c'erano due neolaureati che si sono iscritti appena finita la riunione e in cerca di lavoro. Hanno detto: abbiamo bisogno di sicurezze, abbiamo bisogno di sicurezze. Quindi il cambiamento che noi vogliamo non è destabilizzante, non sarà un motivo di pericolo, è un cambiamento per stare meglio, per avere certezze di risultati, di posizioni, di situazioni migliori. Non possiamo dare un prelievo, quello a titolo di residuo fiscale, per pagare 4, 5, 10 volte le immondizie di Napoli, come dicevo prima, o la bolletta, l'ASL 1 di Napoli, ha un debito che io pensavo di aver letto un numero sbagliato. È un debito da sempre, praticamente, da qualche decennio, per varie ragioni, che è di 5 miliardi. Io ho detto, ho sbagliato il giornalista, qua sta scritto 5 milioni, no? E quello di Avellino di 2 miliardi. Perché loro, per esempio, l'ASL 2, solo un esempio, non pagano la bolletta della luce. Il direttore generale dell'ASL 1 di Napoli ha detto: è vero che non paghiamo la bolletta della luce, ma vorrei vedere chi è quel tecnico dell'Enel o quel dirigente dell'azienda elettrica che manda un impiegato, un operaio a tagliare il collegamento. Non lo farà mai, non lo farà mai, perché sulla sala operatoria dice: io vado in galera, ma neanche per sogno. Il direttore dice: io vado in galera, ma neanche per sogno. Qui all'italiana non paga nessuno. Quella bolletta la paghiamo noi, tutti quanti, piazza come piazza, con che sistema, con residuo fiscale. E non voglio fare altri esempi, perché quelli di Sardegna anche un po' vecchio, un po' che mi danno anche fastidio, quello di 30.000 con strade della Calabria, tutta sta cosa che ormai, ma noi vogliamo parlare di cose positive. Quando facciamo questi richiami, lo facciamo solo per sollecitare un po' di attenzione e tempo stesso di orgoglio, ma non perché siamo qui a parlare male. Noi, da noi non ci sentirete dire, non l'avete sentito stasera, neanche in altre occasioni, né Roma ladrona, né altre sciocchezze del genere. Non lo sentirete dire, sentirete qual è il nostro progetto, perché voi sapete bene che uno che ha un'idea, un pensiero, un progetto, l'ultima cosa che fa è parlare male del suo concorrente, del suo vicino o di chi gli vuol fare concorrenza, gli insidia sul mercato la posizione. Uno che ha un progetto, un'idea, se è valida, parla della sua idea, non parla male di quella degli altri. Io amo l'Italia, per esempio, qualcuno dei miei si stupiva di indizio, quando dicevo sta cosa in televisione, lo dico dappertutto, è vero, se io devo scegliere un luogo per andare in vacanza, vado in Sicilia.
fare perché la Sicilia è un posto ideale per andare in vacanza, sì, io amo l'Italia geograficamente, turisticamente, ma io non sono oggi più disposto a cedere una sovranità di questo territorio, della mia gente, del popolo veneto, al di fuori di questo territorio, ad altra gente che non siano i miei concittadini regolarmente, legalmente eletti. Questo è un punto fondamentale, e le ragioni le cercheremo di spiegare però rapidamente, perché il tema meriterebbe ovviamente approfondimenti molto più puntuali e molto più precisi anche tecnicamente. Lo faccio perché me lo chiedono sempre, dice, visto che sei avvocato, fai un po' la spiegazione del percorso legale. Allora mi pongo la domanda e poi cerco di rispondere. È possibile parlare di un percorso legale per l'indipendenza, come diciamo noi? Ma se il Presidente della Repubblica ogni si è sospinto, va in televisione negli incontri a dire che l'Italia è una indivisibile, ha pontificato. Scritto nell'articolo 5 della Costituzione, l'Italia è una indivisibile, affermazione anche bella se volete, no? Si sente piena, niente, uno si sente anche forte, se è protetto, no, quasi è una indivisibile. Giuridicamente ha senso, giuridicamente sta in piedi, giuridicamente come la si può difendere? Allora io vengo a qualche breve e modesto esempio. Quando è stato approvato lo Statuto Albertino, 1848, non c'era ancora l'Italia, c'era l'Italia, Carlo Alberto ha dato lo Statuto, perché bisognava tutta l'Europa era in fermento, in modo che 48 non aveva voluto cambiare, ha dato lo Statuto. Lo Statuto finiva con una qualificazione, questa legge è perpetua e irrevocabile, una legge perpetua e irrevocabile. Voi vedete che oggi c'è in vigore lo Statuto Albertino? No, non c'è più lo Statuto Albertino, e non sono passati 1100 anni come è stato per la Serenissima, sono passati qua alcuni decenni. Voglio dire che nella politica, nel diritto, non ci sono dogmi, solo nella fede ci sono dogmi, ma quello è un altro campo, quello appartiene al nostro interno, alla nostra spiritualità, alla nostra sensibilità. Nel diritto ci sono dei principi, non dei dogmi. Questa cosa è facile da capire. Non ci sono dogmi. Allora dire l'Italia è una indivisibile si afferma una cosa quasi di ispirazione divina, sacra, non si tocca. No, si dice, lo voglio proprio dire con schermo, con consapevolezza, una boiata, una cosa che non ha né capo né coda. La si può difendere certamente, ma si può con gli stessi titoli, con gli stessi argomenti a rovescio dimostrare il contrario, e io mi cercherò di dimostrare in modo molto elementare quello che può valere, che non è un processo di giuristi ma di persone per bene semplici che vogliono ascoltare a strada sera dopo una giornata di lavoro, perché questa affermazione non sta in piedi. L'anno scorso, il 10 luglio 2010, quindi non tantissimo tempo, per la prima volta al mondo l'ONU, non e Capeante e Trevasere che ha chiesto al capo di Lazio del Bordugo, l'ONU ha chiesto a una sua corte, la Corte Internazionale di Giustizia, guardate qui ci si può confondere perché adesso è la Corte dell'AIA, la Corte Penale dell'AIA per reati in Africa, la Corte Penale Internazionale, insomma la Corte di Giustizia Internazionale, questa è quella che mi faccio dire, che è il soggetto al quale l'ONU ha delegato di compiere certe verifiche e di dare delle pronunce. Bene, la Corte di Giustizia Internazionale, il 10 luglio 2010, quindi è cosa di questi giorni, quando si parla di queste cose è vicinissima, è l'ultimo e il primo provvedimento che si ha in materia, è stata chiesta di pronunciarsi sul diritto all'autodeterminazione del Kosovo. Che cosa è successo in Kosovo? Il Kosovo due anni, nel 2009 ha fatto una autodichiarazione di indipendenza. Come diceva prima la Russia, no? Se il Consiglio regionale veneto, per esempio, valorizzasse la mia risoluzione 42 del 1998, avrebbe anche il riferimento
di legalità per farla oggi stesso. Va bene, stiamo al Kosovo, il Kosovo ha fatto la dichiarazione di indipendenza, la Serbia ha detto, va figura, ti dice, questa è la mia provincia, il Kosovo non potrà mai diventare una nazione indipendente, questa è la mia provincia, ha detto, il Kosovo è parte unitaria e indivisibile della Serbia, unità, indivisibilità, ma sono le stesse parole che dicono. Il Kosovo è una parte unitaria e indivisibile della Serbia, così dice il Kosovo. Napolitano dice, non dice il Veneto, ma lo intende, non si riferisce chiaramente, il Veneto è una parte unitaria e indivisibile dell'Italia. La stessa cosa. Allora andiamo a vedere che cosa hanno detto in Kosovo. La Corte Internazionale di Giustizia, con la sentenza condannata, perché non è semplice l'argomento, alla fine di una lunga disquisizione interessantissima, basta che chi ha frequentazioni su internet va dentro, scrive Corte Internazionale di Giustizia, Kosovo 10 luglio 2010 e si trova sentenza, sarà buono anche leggere, è un po' difficile da leggere, un po' tosta, ma comunque alla fine la conclusione è che anche in forza di una dichiarazione unilaterale, quindi vuol dire un referendum, una consultazione, un plebiscito all'interno di una parte limitata del territorio come il Veneto rispetto all'Italia, tanto per fare un esempio, si può far valere se la maggioranza delle persone lo vuole in modo democratico, chiaro che è un nostro punto fermo, è pacifico, è un altro nostro punto fermo, ed elettoralmente verificato, è un altro nostro caposaldo, perché noi non andiamo fuori di questo schema, dovete saperlo, in modo pacifico, democratico ed elettorale, sia chiaro, queste sono colonne che tengono in piedi il nostro movimento, si può ottenere l'indipendenza. È una cosa ancora aperta perché la Serbia non ha mica finito di rivendicare, però l'ONU ha intanto ottenuto una sentenza che riconosce il diritto al Kosovo di autodichiararsi uno Stato indipendente. Come vedete è uno sforzo, non è facile da spiegare, io mi scuso anche con voi se non sono abbastanza efficace e se devo prendere così argomenti anche semplici da che va capito però, perché se abbiamo paura di fare una cosa che è legalmente riconosciuta in forza di norme del diritto internazionale, non otterremo mai l'indipendenza, allora stiamo sempre servi, non avremo mai la nostra libertà. Ma se noi crediamo al diritto come principio, non come dogma, il diritto non è una fede, il diritto è fatto di principi e di consenso, laddove non c'è più consenso vuol dire che non c'è più principio di diritto, questo è il punto. Se la maggioranza delle persone decide di fare una cosa diversa da quella che è scritta, è quella maggioranza che va. Allora, può il Veneto, facciamo un altro passo, sulla base di queste considerazioni, rivendicare e in forza di che cosa un suo diritto all'autodeterminazione? Può rivendicare perché anche la storia ce lo insegna. Allora, guardate, è un argomento amplissimo, mi scuso con quelli di voi che potrebbero chiedermi molta più precisione, ma magari a qualche singola domanda possiamo anche, con qualche singola domanda in questo momento possiamo ritagliare. La sintesi è questa, il percorso della legalità sta in questo fatto, che noi invochiamo non solo le leggi che ha citato Ludovico Pizzati, ma invochiamo un qualcosa che per superare i vincoli dell'articolo 5 della Costituzione Italia Unica e Indivisibile noi chiamiamo, i giuristi chiamano, diritti pre-costituzionali, cioè diritti che vengono prima della Carta Costituzionale, che non è un dogma a sua volta, è un diritto che viene prima. E qual è questo diritto che viene prima della Carta Internazionale? È quello che viene dalla Carta dell'ONU, che badate bene, a due articoli, l'articolo 1 e l'articolo 55. Oggi questi due articoli non sono più dei principi politici, perché una volta il diritto all'autodeterminazione era un principio politico. Oggi queste due norme sono dei principi di diritto, quindi dei principi di legalità, che nel momento in cui uno Stato aderisce all'ONU, li fa propri e converte le ratifiche, è un principio di diritto che si applica automaticamente all'interno di ogni Stato. E allora, siccome abbiamo a che fare con furbi, l'Italia è un paese di furbi, qualcuno dice, il diritto all'autodeterminazione è un diritto all'autodeterminazione di popoli colonizzati, ex colonie. No, mi spiace tanto. Il diritto, quello che vuole, lo scrive. Quando non è scritto, si intende che
tutti quelli che ne hanno titolo possono invocare il diritto all'autodeterminazione. Questo è un dato politico, anche se ci sono opinioni contrastanti, ma quando ci sono opinioni contrastanti vuol dire che la maggioranza ha diritto di decidere. Poi c'è un altro passaggio. Perché noi invochiamo attraverso un passaggio referendario la verifica della volontà o meno in capo alla gente veneta, al popolo veneto, di avvalersi di questo diritto? Perché l'Italia quest'anno festeggia i 150 anni, ma per noi veneti sono 145. Perché 5 anni dopo? Perché siamo entrati in Italia non nel 1861, che quest'anno è 150, ma nel 1866, 5 anni dopo. Quindi noi per 5 anni e meno, quando già l'Italia esisteva, eravamo un'altra cosa. E quando siamo diventati parte dell'Italia? Quando tra il 22 e il 25 ottobre del 1866, perché imposto dalla diplomazia di allora, perché non c'era all'epoca l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, non c'era, c'era solo la diplomazia degli stati che contavano, e nel caso gli stati europei più influenti, più importanti, erano l'Austria e la Francia. Austria e Francia, ovvero la diplomazia internazionale, hanno detto all'Italia: però no, tu non ti prendi mica il Veneto, per esempio con una invasione militare, le forze dell'ordine, ma non militare, come si dice tecnicamente, a diritto internazionale, o con un decreto, si decreta che il territorio del Veneto fanno parte d'Italia. No, mi hanno detto, altrimenti ti creiamo parecchi problemi. Tu devi chiedere a questo popolo, al popolo veneto, se vuole o no aderire al Regno Sabaudo. Gli hanno imposto di fare questo. Ed è stato fatto, come sapete, ma vengo velocemente, il referendum che Montanelli ha detto, Montanelli, conosciamo tutti, uno storico sicuramente credibile, che ha scritto con molta libertà, un referendum truffa, un referendum burletta, quindi no, proprio perché si sapeva che bisognava votare sì, cioè l'urna del no era praticamente inavvicinabile, bisognava mettere la cartellina del no, sì, cioè sono libri che raccontano delle storie. E quindi si è votato, ma a me non interessa tanto in sé il risultato del voto, che è un dato che è avvenuto in questo vergognoso modo. E la vergogna italiana è cominciata fin dall'inizio, no? Perché quando dall'inizio non si esercita il potere democratico, ahimè, e poi si rischia di trovarci nei guai. Ma perché? Per un altro motivo, perché in quel momento, obbligando l'Italia a fare il Regno Sabaudo, a far fare ai veneti questo referendum, si è fatto una cosa più importante. Qual è la cosa più importante? Si è riconosciuta dal punto di vista del diritto internazionale l'identità, il titolo. Cioè tu chiedi a uno se è, non chiedi se non è. Cioè gli hanno riconosciuto lo status di popolo dal punto di vista internazionale, perché c'erano 1100 anni di storia. Qua non voglio perdermi, come una volta ho trovato una professoressa, ha detto sì, sono d'accordo anch'io, i 1100 anni della Repubblica Veneta hanno avuto una dimensione territoriale variamente estesa, ma alla fine è durato questo ordinamento 1100 anni. Queste sono disquisizioni da ligulesi, sono sempre un avvocato, da professorine che non capiscono molto di quello che sto dicendo. È durata pur nelle diverse dimensioni e estensioni di 1100 anni. Ora voglio dire, questo popolo, ancorché umiliato attraverso una referendum truffa, ha avuto un riconoscimento di identità, quello è un titolo, è come il nome e il cognome. E uno ci si sposa, poi va in casa con la signora che si sposa, nel caso del marito, è scritto famiglia Rossi fuori. Ma lei è la signora Bianchi, non è che perdi il suo nome, fuori è scritto famiglia Rossi, ma c'è anche dentro la signora Bianchi. Noi siamo la signora Bianchi della famiglia Rossi. La signora Bianchi ha detto: adesso mi sono rotta le scatole, io voglio divorziare e vado fuori. E allora sta scritto Rossi e io vado nella casa mia e dico Bianchi. Questo è il punto. Guardate queste cose, io banalizzo, però il mio amico, il professor Bertolissi dell'Università di Padova, in un convegno che io ho moderato per l'Italia, per scoprire, le ha dette lui, che ha più titolo di me, in un modo altrettanto vivace, non so se qualcuno qua c'era, forse Lucio, che ho visto prima, che aveva ascoltato, per dirvi che cerco di semplificare, ma questa è la realtà. Quindi è stata riconosciuta l'identità di un popolo. Allora, se è vero che nel 1866 ci hanno chiesto, è sbagliato, e qua non serve mica un giurista, lo chiedo a voi, che oggi noi invochiamo
l'esercizio di un diritto che c'è riconosciuto, diritto precostituzionale, ecco perché lasciamo stare unità e divisibilità, è una barzelletta se uno me la pone come ostacolo. Se uno la vuole affermare, io gliela riconosco, passerà fuori del bene. È sbagliato, è fuori della ragionevolezza che io invochi di esercitare quel diritto, che diritto all'autodeterminazione che mi ha portato dentro l'Italia attraverso un referendum e che io oggi voglio vedere se posso uscire sempre in modo democratico dall'Italia. Guardate, quando diciamo questo, e voglio concludere per non tediarvi, noi non siamo contro l'Italia, ripeto ancora, sia ben chiaro, noi non siamo affatto contro l'Italia, perché anzi, ieri sera in televisione ero con Giancarlo Pagliarini, non so chi di voi l'ha sentito, aveva un libro che lui mi ha mostrato orgogliosamente prima della trasmissione, io ho detto va a leggere come è passato. Leggevo un passaggio ancora del 1994, uno studioso di economia, nel 1994 diceva, non c'era ancora l'euro, che se vi fossero due monete, se vi fossero due monete in Italia, no, le aree che vanno con l'economia più forte ad una velocità e le altre aree, avremmo la fortuna del sud, se il sud potesse avere un controllo diretto della sua economia con una moneta più debole. Questo è il punto. E ho letto questo passaggio, però bisognava spiegarlo un po' di più, per dire che fare il veneto indipendente non è solo vantaggioso per noi, è straordinariamente un'opportunità per il sud. I primi a rendersi conto di vantaggi, perché andiamo a spezzare, a tagliare un meccanismo pernicioso, negativo, che è quello dell'amministrazione che si fa a Roma delle risorse, perché anche quella massa enorme di denaro, 20 miliardi che non dovremmo dare assolutamente, che viene portata a Roma, voi sapete, a parte a pagare le bollette dell'ASL o i rifiuti di Napoli o il fuori bilancio di Palermo e di tante altre città del sud, ma in realtà poi è amministrata da mafie, da camorre, da malavita. Non va ai cittadini della Sicilia, va a chi domina il potere in queste aree. E allora se queste aree avranno anche loro una indipendenza, avranno il modo di controllare meglio quello che avviene nel loro territorio e noi finalmente potremo decollare. Guardate che è un dato economico, io anche per lavoro ho contatti con aziende, spero che non ci sia qualche mio cliente imprenditore, ma comunque non faccio nulla, che vanno bene, ma che sono in difficoltà, perché le banche gli revocano i fidi che avevano precedentemente, semplicemente perché hanno bisogno di liquidità e hanno paura, e quindi mettono in difficoltà anche aziende sane, che hanno lavoro, che hanno dipendenti, perché gli riducono i finanziamenti, non gente in fallimento, aziende sane che stanno rischiando di chiudere perché il sistema bancario italiano, guarda caso oggi sono tornati, chi è il governo? Chi è tornato al governo oggi? Ma voi pensate, e lascio questo argomento perché voglio andare a presto su, ma voi pensate che questo governo di oggi, così veniamo strettamente all'attualità per chiudere, che questo governo risolva i problemi del bene? Non li ha risolti Berlusconi e non li ha risolti la Lega? Non citatemi la Lega, perché adesso vengono a dirmi che fanno il Parlamento e mandano l'opposizione, quando ieri erano nel Parlamento che contavano, non hanno fatto niente, e la presa di a calci nel culo, scusatemi. No. Avevano Berlusconi per il collo, e da 14 anni che ce l'hanno per il collo potevano fare quello che volevano. Quello che volevano, perché se loro dicevano che 60 parlamentari erano, questo provvedimento non ci va bene, non passava. E quindi che non vengano a dirci le favole, per cortesia, se n'è ancora qualcuno che ci crede, guardi, mi fa la cosa, perché ho rispetto per chi ha il coraggio e il pudore di andarsene, però non li tolleriamo più, perché ci hanno imbrogliato per 14 anni almeno in questa fase. Basta, perché avevano in mano, guardate che avevano in mano anche il cosiddetto federalismo che vado a chiudere. Il federalismo, che sembrava inizialmente anche una cosetta buona, che hanno detto verrà frazionato, l'hanno frazionato in 10 anni per poter dare al trota, parenti e soci, pensioni e posti per altri 10 anni. Se volevano farlo, lo facevano in 6 mesi, non in 10 anni. Quindi non ci sono alibi, non c'è più nessun alibi, come non ci sono prospettive di autonomia, né di statuto speciale, né di cosucce di questo tipo per le ragioni che ha spiegato. Noi siamo, guardate, non siamo né degli esaltati,
né dei fantastici fantasiosi, o come dice qualcuno, che mi ha scritto ieri sera la signora, sì, in un sms in diretta ha scritto: uno si smetta di sognare, si svegli. E vuoi dire: signora, io sono già troppo sveglio, lei che forse sta sognando, nel senso che sta sognando dentro una nave, quella che Alessia ha chiamato il Titanic, che sta andando a fondo. Allora, se abbiamo ancora un po' di energie, se possiamo uscire prima di affondare, è meglio che usciamo, perché non è solidarietà morire assieme agli altri. Se noi siamo nella barca che sta affondando e abbiamo qualche energia per andare a riva e salvarci, è un dovere andare a riva e salvarci. È un dovere anche morale, etico, nei nostri confronti, nei confronti di chi verrà dopo di noi, perché se andiamo a riva e recuperiamo una nave nuova, può darsi che quella che è l'esempio, la virtuosità di un meccanismo che funziona, può trascinare anche il resto d'Italia. Daremo all'Italia la possibilità, io intendo l'Italia quella volta, la possibilità di salvarsi, di fare qualcosa di meglio. Io mi scuso, sono andato oltre, non ho trattato tutte le cose che volevo, ma tutte ve le ho dette. Grazie per la vostra attenzione.